La Regione Sardegna fa partire la prima SNAI, la strategia per le aree interne. L'obiettivo è il contrasto allo spopolamento delle zone periferiche. Rilanciare il centrodestra è l'obiettivo di Energie per l'Italia, che ha promosso a Sassari la prima festa regionale alla presenza del leader Stefano Parisi. La Dinamo vince il trofeo Tirrenia Mimì Anselmi, i bianco-blu sconfiggono la Cagliari Dinamo Academy per il terzo posto, Trapani batte Capodorlando. Edizione serale del TG di Canale 12, buonasera e ben trovati. In apertura partiamo dal contrasto allo spopolamento delle zone periferiche. La Regione Sardegna fa partire ufficialmente la prima SNAI, strategia nazionale per le aree interne. L'obiettivo è il contrasto allo spopolamento delle zone periferiche, creando opportunità di lavoro e sviluppo. Si parte dall'Alta Marmilla, scelta come area pilota, 15 milioni di euro fra fondi europei, nazionali e regionali per istruzione, salute, accessibilità, coesione e competitività per garantire la qualità della vita delle persone. La strategia sarà poi estesa alle altre parti dell'isola. Oggi ad Ales il presidente della regione Francesco Pigliaru, insieme all'assessore della programmazione Raffaele Paci, ha firmato il progetto, avviandone così la fase attuativa. Sentiamo le parole del governatore Francesco Pigliaru. Siamo in un luogo in cui si sta ragionando molto concretamente contro lo spopolamento. Nessuno slogan ci aiuterà a bloccare lo spopolamento, nessuna affermazione demagogica. Lo spopolamento lo bloccheremo se avremo delle azioni molto concrete. E qui si sta parlando ad Ales di progetti estremamente concreti che riguardano, per esempio, la scuola. C'è un bellissimo progetto di Ales che farà una scuola con i fondi della regione, farà una scuola molto bella, abbiamo visto oggi le immagini del progetto, sarà una scuola davvero bella. C'è l'agricoltura, è difficile pensare che i giovani possano rimanere in questi territori se non avranno un'aspettativa di trovare dei posti di lavoro affascinanti, belli, interessanti, e quindi abbiamo bisogno di rendere la nostra agricoltura più capaci di creare reddito, di dare fiducia nel futuro. Questi sono i temi di cui stiamo parlando. Naturalmente c'è anche quello della mobilità. Questi territori vivono il problema dell'isolamento, invece dobbiamo connetterli fisicamente attraverso delle strade che funzionino, dei trasporti pubblici che funzionino, virtualmente attraverso la connessione internet, sul quale stiamo investendo molto. Siamo in ritardo come regione in questi moltissimi anni, questa giunta sta investendo per recuperare il tempo perduto. E siamo alla politica. Rilanciare il centrodestra è l'obiettivo di Energie per l'Italia, che nei giorni scorsi ha promosso a Sassari la prima festa regionale alla presenza del leader Stefano Parisi. Torre Piana, il referente sardo. Sentiamo Luca Fodai. Costruire il nuovo centrodestra, ripartendo dagli attuali partiti, ma aggiungendo caratteri che ancorino la coalizione alla realtà quotidiana e ai bisogni dei cittadini. Occorre dare risposte concrete e per farlo bisogna innovare e rinnovare. Energie per l'Italia, il movimento guidato da Stefano Parisi, si struttura anche nell'isola. Venerdì e sabato il Parco di Bunnari ha ospitato la prima festa regionale. Insieme al leader di Energie per l'Italia, il referente regionale Tore Piana, ideatore di Italia Attiva Sardegna, che non scompare, ma lavorerà all'interno del movimento nazionale di Stefano Parisi. Il primo banco di prova per Energie per l'Italia sarà il prossimo 5 novembre, il passaggio elettorale in Sicilia, con proprie liste nella coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a presidente della regione di Nello Musumeci. Nel corso della tavola rotonda di sabato scorso, Parisi ha toccato diversi punti di un programma che attende una compiuta definizione, ma che già comprende i principali temi: la sicurezza, l'immigrazione, il lavoro e poi le questioni sarde, dalla continuità territoriale al turismo e all'agroindustria. È intervenuto anche il senatore di Forza Italia, Emilio Floris. Ma come rilanciare il centrodestra? Ricompattarlo diventando forza di governo, mettendosi d'accordo su programmi, persone che dovranno domani andare a governare la regione e anche il governo nazionale. Probabilmente fra pochi mesi il centrodestra vincerà le elezioni, deve andare con una proposta chiara per il paese e soprattutto il giorno dopo le elezioni deve saper governare. Questo è il modo migliore per compattarsi, essere d'accordo sulle cose da fare, su come ricostruire questo paese devastato da anni di politica della sinistra.
E siamo alla cronaca, un lifeguard della Vosma ha salvato un surfista in difficoltà nella spiaggia di Portoferro. Mario Marfella è anche uno dei bagnini che ha partecipato al reality dedicato al lifeguard in onda su D-Max, canale 52 del digitale terrestre. Il servizio di salvamento a mare della Vosma resterà operativo a Portoferro, Porto Palmas, Argentiere e Platamola fino al prossimo 17 settembre. Sentiamo. Ennesimo intervento sulla spiaggia di Portoferro, dove un surfista è stato tratto in salvo dalla Vosma. Il servizio di pronto intervento a mare, che anche questa stagione sta generando la sicurezza dei bagnanti nelle spiagge del comune di Sassari. Mario Marfella domenica pomeriggio ha aiutato un surfista in difficoltà nello shore break del point destro di Portoferro e lo ha aiutato a ritornare sano e salvo sull'arenile. Senza alcun danno, a parte un grande spavento, Marfella, grazie alla sua esperienza, ha affrontato le pericolose onde che in quel tratto di mare diventano particolarmente insidiose quando soffia il maestrale. Originario di Roma, dal 2010 alla Vosma, nelle spiagge del nord-ovest della Sardegna, ha fatto il lifeguard alla Bondi Beach di Sydney e ha fatto parte della serie Lifeguard Australia e reality in onda tutti i giorni sul canale 52 del digitale terrestre. Ancora cronaca scoperta dalla Guardia di Finanza di Sassari, una piantagione di canapa indiana all'interno di una mansarda in pieno centro abitato ad Olbia. Le fiamme gialle hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni che aveva anche essiccato parte del raccolto ed era pronto per la vendita. Sentiamo Sandra Sanna. Una piantagione di marijuana è stata scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Olbia nel centro abitato. I militari, in seguito a diversi appostamenti, hanno individuato un centro di spaccio in un condominio di via Gennargentu, dove avevano notato un certo viavai di persone che notoriamente fanno uso di sostanze stupefacenti. Con l'ausilio dei cani antidroga hanno quindi fatto irruzione nell'immobile fino ad arrivare ad una mansarda dove, nascosta da alcuni pannelli di compensato, era stata realizzata una vera e propria serra per la coltivazione di piante di canapa indiana, con tanto di sistema di innaffiatura, illuminazione e ventilazione. Nell'operazione è stato anche arrestato il proprietario dell'appartamento, un uomo di 35 anni che è stato trovato in possesso anche di un consistente quantitativo di marijuana già essiccato e pronto per la vendita. E siamo a Sassari, il gremio dei Sarti, cambiamo decisamente argomento, ha festeggiato ieri, domenica 10 settembre, la patrona, la Vergine di Montserrat. Al mattino, con l'intregu, la bandiera è passata dall'obriere uscente, Gabriele Moraccini, al nuovo obriere maggiore, Salvatore Spada. In serata, breve processione nelle piazzale di Santa Maria, il candeliere dei Sarti, l'unico che non ha il capitello, ma un braciere che ricorda l'antica funzione di candela, poi sostituita con il cero ligneo. Sentiamo. Il gremio dei Sarti ha festeggiato la patrona, la Vergine di Montserrat, detta la Morenetta. Domenica mattina a Santa Maria di Betlem, al termine della messa officiata da Don Giuseppe Virgilio, rettore di Santa Caterina, il rito dell'intregu ha visto il passaggio della bandiera dell'obriere uscente Gabriele Moraccini al nuovo obriere maggiore Salvatore Spada. L'obriere di candeliere per il 2017-2018 sarà Giovanni Andrea Pasca, obriere di cappella Luciano De Dola. Una targa è stata consegnata al capo candeliere Gianfranco La Rubina, da 25 anni nel gremio. I momenti musicali sono stati curati dalla Polifonica Santa Cecilia. In serata, intorno alle 20, nel piazzale di Santa Maria, si è svolta la processione in forma ridotta a causa del maltempo, con l'accompagnamento della banda musicale Giuseppe Verdi e la partecipazione dei gremi. Al rientro in chiesa, il padre guardiano Silvano Bianco ha letto la preghiera alla Madonna di Montserrat, che è anche la patrona della Catalogna. La costituzione ufficiale del gremio dei Sarti risale al 1532, anno in cui fu redatto il primo statuto. Ma la corporazione risulta già attiva in precedenza, come confermato dall'ordinanza comunale del 1531, in cui viene indicato l'ordine d'ingresso dei candelieri a Santa Maria. La bandiera del gremio è di colore giallo-oro damascato con l'effigie della patrona. La cappella si trova a Santa Maria dal 1597, ma dal 2009 l'altare ligneo, il più antico tra quelli presenti in chiesa, è sottoposto a un delicato restauro che dovrebbe concludersi nel 2018. Attualmente sono presenti due candelieri del gremio, quello antico sulla sinistra e il nuovo cero sulla destra, che partecipa alla farada del 14 agosto e che ricalca l'antico candeliere. Non ha le bandiere degli obrieri, né i Bora Bora. Sulla sommità non c'è infatti il capitello, ma un braciere. Lo stile è definito impero, con un motivo baroccheggiante a spirale nella parte superiore della colonna. E nei giorni scorsi, in occasione della ricorrenza della Natività di Maria, il gremio degli Ortolani ha rinnovato la sua festa piccola nella chiesa di Santa Maria di Betlem. I gremianti hanno partecipato alla celebrazione della messa
officiata dai frati minori conventuali. Al termine della funzione religiosa, dopo aver ricevuto la benedizione solenne, l'antica corporazione ha attraversato le vie del centro storico per ritornare alla casa dell'Obriere Maggiore. Il gremio degli Ortolani onorava con la festa maggiore della propria santa patrona, la Madonna di Valverde, il giorno della Natività di Maria. La data fu poi mutata nel 1754. In quell'anno il nuovo obriere Antonio Soro morì prima di prendere la bandiera. I senatori del gremio decisero allora di spostare la festa maggiore alla domenica in Albis, che cade immediatamente dopo Pasqua, scambiandola così con la festa piccola, da allora fissata l'8 di settembre. E siamo alla pagina di Cultura e Spettacoli, ottava edizione di Florina Singiallo. Dal 21 al 24 settembre il Borgo si tinge di mistero. Il festival diretto da Flavio Soriga e il collettivo Giallo Acido prevede appuntamenti pensati per tutti, non solo per i giallisti. Vediamo. Quattro giorni tra misteri pop, DNA, cold case e segreti editoriali. Dal 21 al 24 settembre, Florina Singiallo, unico festival in Sardegna dedicato al giallo e al noir. Quattro serate per raccontare questo genere letterario in tutte le sue sfumature, dal poliziesco al thriller psicologico al mystery. Organizzato dal comune di Florinas con il patrocinio della regione Sardegna e della provincia di Sassari, con la direzione artistica dello scrittore Flavio Soriga e del collettivo Giallo Acido. È un festival che l'amministrazione comunale di Florinas ha voluto far nascere 8 anni fa, come capita spesso nei paesi sardi oggi, per fortuna, perché i festival letterari sono un momento di riflessione tutti assieme sulla realtà, su come vanno le cose. La nuova amministrazione l'ha confermato. Ho cercato, essendo poi io uno scrittore, di dare una mano a pensare un'idea di festival, un modo di raccontare la realtà, e ci siamo soprattutto chiesti quali sono i misteri su cui avevamo qualcosa da dire. Quindi abbiamo invitato Giuseppe Culicchia a raccontare il mistero di Torino, abbiamo invitato Luca Restivo, un autore TV, a raccontare il successo mondiale di Game of Thrones. Quindi proviamo a raccontare i temi gialli, noir e del mistero che in questo momento appassionano i lettori e non solo i lettori. Fitto il programma, che vede appuntamenti che attraversano i diversi linguaggi del giallo, con anche incursioni teatrali, racconti dei delitti compiuti a Florinas, senza dimenticare laboratori dedicati ai più piccoli. Novità di questa edizione è la location, non più unica, tanti infatti gli spazi all'aperto che accoglieranno reading, conferenze ed esibizioni. Ed ora provate ad immaginare un sogno che si realizza. È quanto accaduto a Carlo Masia, che dalle cucine della mensa universitaria è approdato ad uno dei cooking show più conosciuti. E stasera comincia la sfida tra gli chef più talentuosi d'Italia. Vediamo. La cucina è la mia passione, la mia vita, è la mia famiglia, è tutto insieme, lo sport è tutto insieme. La cucina fa da cornice a tutto questo. Talento, passione, creatività ed una spiccata sensibilità, queste le caratteristiche della cucina di Carlo Masia, giovane e promettente chef che dai fornelli della mensa universitaria di Sassari, superando severe selezioni, approda ad uno dei programmi televisivi di cucina più conosciuti al mondo, la prima edizione di Chop d'Italia in onda su Food Network. Una bellissima avventura, proprio molto toccante a livello umano, a livello professionale. Ho avuto la possibilità di conoscere grandi cuochi, grandi chef. Si confronterà con dei mostri sacri della cucina, Misha Sukias, Philippe Leveillé e Rosanna Marziale. È una grande opportunità, loro sono grandi, la parola lo dice da sola, sono proprio grandi. Però è proprio un bel trampolino, perché comunque ti dà una visuale della cucina diversa, cioè ti dà la possibilità di capire la cucina, la vera cucina. Selezionato tra migliaia di professionisti dei fornelli a livello nazionale, il giovane cuoco dell'Ersu, sassarese classe 86, ha sbaragliato la concorrenza. Cresciuto nella pasticceria dei nonni, ha sviluppato da subito una grande passione per l'arte del cucinare. Masia ha recentemente pubblicato il libro dal titolo Antico ricettario delle erbe sarde, dove emerge tutto il suo lavoro di ricerca riscoperta delle essenze tipiche dell'isola. In un piccolo libricino, diciamo, sulle erbe selvatiche. È nato tutto da quando ho partecipato a una gara di cucina a Nioneli, e l'ho vinta, e avevo portato una minestra tipica sarda di Gavoi, che comprendeva dalle 18 alle 20 erbe selvatiche, e da lì mi sono affascinato le erbe e ho voluto scrivere questo piccolo manuale. Tutti pronti da stasera alle 21.10 per apprezzare e tifare il giovane cuoco sardo, determinato a farsi valere tra i fornelli e far conoscere la sua cucina nel noto cooking show condotto dall'attore Gianmarco Tognazzi. Frite e cestini. Ed ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio per la pagina sportiva, partiamo dal calcio. La Torres batte il Sorso per 1-0 e passa il turno in Coppa Italia. Ora l'attenzione si sposta alla preparazione verso la prima di campionato, che vedrà il rosso-blu esordire al Vanni Sanna contro il Monastir. Vediamo. La Torres passa il turno in Coppa Italia ai danni di un Sorso che ha tenuto bene la gara.
Il gol di Gancitano, arrivato al 21esimo al secondo tempo, e la parata sul rigore calciata da Chelo da parte di Tore Pinna ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi di Fede Rossoblù, che sono accorsi in massa al Vanni Sanna, che ospitava la prima ufficiale degli uomini di Ivan Cirinà, che comunque getta acqua sul fuoco, consapevole che c'è tanto da lavorare. Domenica ci sarà la prima del campionato e si aspettano conferme contro il Monastir, che saggerà da subito la solidità del gruppo che sta lavorando ancora a pieni giri per costruire in primis la chimica giusta per affrontare un raggruppamento dove il livello delle squadre è decisamente alto. Appuntamento fissato quindi al Vanni Sanna domenica prossima con calcio d'inizio alle ore 16. E siamo al basket, il trofeo Tirrenia Mimì Anselmi va alla Dinamo in una finale tutta sarda con la Cagliari Dinamo Academy. Nella finalina per il terzo posto la Lighthouse Trapani ha avuto la meglio sulla più quotata squadra di Capo d'Orlando. L'MVP del torneo è risultato essere Levi Randolph. Sentiamo il servizio di Cori Bichesu. Una sorta di torneo delle isole, quello che ha visto protagoniste il Palasera di Migni, la Dinamo Banco di Sardegna, la Betaland Capo d'Orlando, la Lighthouse Trapani e la Cagliari Dinamo Academy. Il trofeo ha visto la vittoria finale della Dinamo, che ha disputato la gara contro la Cagliari Dinamo Academy. Il terzo posto è andato alla Lighthouse Trapani di coach Ugo Ducarello, che è riuscito a battere la più titolata Betaland Capo d'Orlando, che ha schierato una formazione senza diversi titolari che dovranno giocare i preliminari della Basketball Champions League. Uno o due giorni di buon basket è l'opportunità per i tifosi bianco-blu di vedere all'opera i nuovi beniamini. Il trofeo Tirrenia Mimì Anselmi ha visto come MVP Levi Randolph e la festa finale dei quattro club che stanno ultimando la preparazione pre-season. I giganti bianco-blu saranno in scena mercoledì a Nuoro in un'amichevole tutta made in Sardegna, ancora contro la Cagliari Dinamo Academy. Ed era questo l'ultimo servizio, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dai vostri smartphone o tablet attraverso wifi.tv. Inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky, ci trovate al canale 50.12. L'informazione torna domani mattina alle ore 7 come di consueto. Non dimenticate la striscia informativa delle ore 14, lo spazio delle notizie nazionali, curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos. Ma l'invito a rimanere insieme a noi anche dopo l'informazione, perché c'è da seguire un'interessante intervista realizzata a Renato Soru. Continua infatti il dibattito sulla legge urbanistica all'interno del PD, con un incontro previsto proprio per domani in cui si cercherà di trovare un'unità di intenti tra il disegno di legge presentato alla Giunta Pigliaru, la proposta dell'assessore Salvatore De Monti e i vari gruppi ambientalisti che sono assolutamente contrari a qualsiasi ipotesi che possa andare in contrasto con il piano paesaggistico regionale. Su questi temi abbiamo proprio incontrato l'europarlamentare del PD Renato Soru al termine di un convegno che si è svolto ad Alghero sul turismo, nel cortile dell'ex asilo Sella, la presenza del sindaco Mario Bruno e dell'assessore regionale al turismo Barbara Raggiolas. Insomma, seguite questa lunga intervista molto interessante subito dopo la nostra informazione. Il telegiornale torna invece domani alle 19.45 come sempre. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.